fuori un saluto da parte di Giovanni Cristiano, il quale vi dà il benvenuto su Serie C TV, ospitato sulla piattaforma Eleven Spoccoli, quest'ultimo classe 2001. Occhio adesso all'Albino Leffe, la conclusione da fuori, palla che va vicinissima al palo, ancora sbaffo, ancora una conclusione da fuori, deve rispondere Calore, poi ancora una palla messa in mezzo e il pallone che sfila direttamente sul fondo. Che occasione è dato, aggancia il pallone il 19, palla dentro, colpo di testa liberale, attenzione Silla, il pallone lì, Silla alza troppo la mira, ma sono tutti in aria. Corradi col sinistro in mezzo, colpo di testa, la palla che rimane lì sulla linea di porta. Coppola, la conclusione da fuori, Calore col destro in mezzo, palla che però viene risputata fuori dall'area di rigore, posizione regolare, attenzione qui, colpo di testa complicato da recuperare per sbaffo che comunque è in ogni dove, attenzione a Coppola, Calore riesce a deviare, Bertoncini fedato, riesce a passare in qualche modo, poi mette il pallone in mezzo, Romero si divora il gol dell'1-0. Mentre per il Piacenza l'altro uomo che si sta scaldando è Di Molfetta. Occhio a sbaffo, l'aggancio, la conclusione centrale. Calore riesce a deviare. Ancora sbaffo, poi forse pretende troppo. Fedato, palla morbida che rimane lì. Alla fine si avventa. Cortinovis, il secondo corner della sua partita. Fedato. Colpo di testa, salvataggio sulla linea, ma non è finita. Il tentativo. Infatti ha spazio per avanzare, di fronte a lui c'è Troiani, palla dentro, Colombi, bravissimo qui, Calore, attento. I tentativi di Colombi, adesso Barloco, cost to cost, a sinistra c'è Fedato, visto e servito, Fedato, il cross in mezzo, e altri due da superare, Colombi, poi va a calciare Colombi. Allora, si andrà ai calci di rigore tra Piacenza e Albino Leffe. Parte Pesenti, spiazza Cortinovis, 1-0 Piacenza, spazio a Calore, parte sbaffo, palo rete, 1-1, parte Fedato, la parata di Cortinovis, parte Colombi, sbaglia clamorosamente, 1-1 dopo i primi due rigori calciati, parte Silla, spiazza Cortinovis. Parte Coppola, angolatissimo anche. Parte Marotta, anche in questo caso molto angolato. Quarto rigore per l'Albino Leffe, deve segnare per pareggiare. Va Spampatti, bello anche il suo rigore, anche in questo calcio di rigore. Bertoncini. Parte Bertoncini, grandissima parata di... Parte Calì. Il tiro e la rete, sotto l'incrocio Cristian Calì, porta l'Albino Leffe agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, finisce una partita infinita che si sblocca solamente ai calci di rigore, vince l'Albino Leffe 4-3.